Buon salve cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Quest Mystery. Oggi ragazzi dobbiamo prepararci ad andare a fare due bellissime lezioni perché ragazzi siamo vicinissimi al nuovo capitolo. Ragazzi è uscito un nuovo capitolo e finalmente potremo fare una nuova lezione. Non vi nominerò qual è la nuova lezione, però ragazzi cos'è che stiamo aspettando da tipo mesi e mesi in questo nuovo sesto anno? Una nuova missione, esatto, potremo fare quella. Tanta robina ragazzi, ma prima dobbiamo fare la dimostrazione di Whomping Willow, il salice schiaffeggiante che in realtà è il platano picchiatore, maledetti gli sviluppatori che usano le nuove traduzioni, non quelle vecchie, ma oggi dovremo essere particolarmente attenti perché ci occuperemo del platano picchiatore. Che ho già detto che non è un salice perché non ti schiaffeggia ma ti vuole ammazzare. Tanto violento quanto prezioso, il platano picchiatore attacca chiunque si trovi nel suo raggio d'azione. C'è un modo per sopravvivere ma non ve lo dirò, o almeno spero. Cerchiamo di usare il buon senso e facciamo del nostro meglio per evitare di farci del male. Occuparsi del platano picchiatore è una sfida, quindi fate molta attenzione mentre gestisco questa pericolosa pianta. Ah, quindi abbiamo un piccolo platano picchiatore. Oh, che carini! Dei cuccioli di platano picchiatore, ragazzi! Ma io non ho scelto il... Ah sì, l'avrò scelto prima. Ecco, lo sapevo. Ci sono altre piante così violente nella natura? Perché io mi chiedo perché non traducano le cose? Credo che questa pianta stia respirando o qualcosa del genere. Non voglio avere a che fare con piante che mi vogliono attaccare. Sono sicuro. Vabbè, insomma, chissà quanti uccelli sono stati uccisi dal platano picchiatore. Secondo me abbastanza. Almeno, ragazzi, la scena in cui nel film arriva l'uccellino che viene ucciso dal platano picchiatore, se ve lo ricordate, è successo mi sembra due volte. Nel libro era presente, non mi ricordo assolutamente. Beh sì, già non lo riesco a tradurre bene se poi non lo fai neanche comparire. Maledetto, maledetti sviluppatori. Guardate come mi muovo, perché dovrete fare come me. Come me nei limiti. Super top, ragazzi, super super top. Veramente tanta tanta robina. Abbiamo fatto solo una stellina, eh? Una singola stellina e ce ne sono molte altre da fare. Tristezza! Discutiamo prima del platano picchiatore. Sarà la parte più innocua della lezione. Ho paura! Vediamo un po' cos'altro arriva in inglese, dai. Il platano picchiatore prima o poi sarà troppo grande per questi vasi. Sì, effettivamente. Questa pianta è decidua, ovvero le sue foglie vanno e vengono a seconda delle stagioni. Non si diceva in un altro modo? Boh. Sono io, questa pianta e diventano sempre più violente. Credo che sia lo scopo della pianta, penso. Il platano picchiatore attacca, non sapremo mai chi. Però, insomma, attacca tutti tranne chi ha il modo per non farlo attaccare. Mi avete ascoltato finora? Vediamo se sapete rispondere a questo. Quale incantesimo funziona sul platano picchiatore per bloccarne il suo attacco? Allora, non l'hai spiegato, però direi che tra tutti questi è questo quello che funziona. Ma perché l'abbiamo visto nel film in realtà? Nel libro mi sa che non c'era nessun incantesimo. In realtà non c'è un incantesimo, perché c'è un pulsante da premere, tipo. Quindi, boh, vabbè, lasciamo stare. Vediamo un po' se... effettivamente ho un all'ordine, spero che non faccia quella cosa che non so fare. Le bende per riparare salici maledetti, i platani picchiatori, sono tutte mischiate assieme. Vi prego di riordinarle. Ho paura che fosse che sia quella cosa che non so fare. Oh no, di nuovo. Dobbiamo aggiustarle ora perché poi le possa distruggere dopo, tipo una cosa del genere. Ma probabilmente il platano sarà. Ci ringrazierà per il suo aiuto, il nostro aiuto. Ho qualche dubbio su questa cosa, però.
Forbici contro il platano picchiatore è come usare un gelato contro un drago, tipo una cosa del genere. Non vado da nessuna parte, sì, però non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Grazie ai sviluppatori, ma non lo sapremo mai. Riordiniamo questa cassa per trovare quello che stiamo cercando. E cosa stiamo cercando? Cosa stiamo cercando? Oh no, ecco, appunto, questa è quella cosa che io odio e non so mai fare. Soprattutto quando il mio telefono è rotto. Cioè, ora sta funzionando per fortuna, ma se lo devo fare con il mouse è tipo la morte. Però per fortuna ce l'ho fatta. Mamma, mamma, mamma. Tanta robina, ragazzi. Veramente tanta, tanta robina. Sì, bene, 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 benissimo. Studiamo quel platano picchiatore che lo picchio. Avete scoperto di cosa ha bisogno il platano picchiatore? Sì, di stare lontani da noi. Tipo, molto lontani. Italiano? No. Dov'è il buco sul tronco che lo... Ah, ecco appunto, il nodo sul tronco che lo calma. Esattamente, perché non è proprio un bottone, ma è un nodo nel tronco che calma il platano picchiatore. Ho lasciato questo lontano per la sicurezza di chiunque, tipo, da un lato, qualcosa del genere. Non vorrei descriverlo come un ripe rip, non so cosa significhi, quindi non posso tradurvelo. Mi dispiace. Questo gioco, però, cioè, gli sviluppatori hanno una cosa da fare alla settimana: tradurre delle frasi. Dai! Dovete concentrarvi per capire di cosa ha bisogno la vostra pianta. Ha bisogno di tante cure e di stare che io stia lontano da lei perché altrimenti mi ammazza. Quindi, super top. Carino sto piccolo salicino, però, sto piccolo platanino. Maledetti le nuove traduzioni. Ultima stellina, ragazzi, per noi siamo pronti. Occupati della tua pianta. Questa è la parte più pericolosa della lezione, ma è una fase necessaria. Occupatevi del vostro salice, platano picchiatore. Ragazzi, però, cioè, è piccolina, cosa... Ok, ci può far male, ma... Un pizzicotto, dai. Non potrebbe la professoressa Sprout, o Sprite, a seconda della traduzione, calmare prima la pianta per noi? Vabbè, no, basta. Schiaccia cose, dai, succede... Schiaccia, fa qualcosa. Non riesco a trovare il nodo al tocco. Per favore, non mi colpire, sto cercando di aiutarti. Una piccola Penny. Ti colpisco io. Spero che tu capisci che... Cioè, cosa sta succedendo? Going on, dove stiamo andando? Pianta pazzerella. Il platano picchiatore fa cose che noi non leggiamo e quindi porca di quella paletta. Porca di quella paletta. Non dimenticarti di fertilizzare il tuo platano picchiatore. Devo fertilizzare? Fertilizziamo? Vabbè, fertilizziamo il platano. Così se lo fertilizzo poi mi mangia, mi distrugge, mi uccide. Vediamo un po' se mi uccide davvero. Tieni. Au! Sì, mi uccide. Maledetto piantone, cattivone. Ti piace frustarmi al platano picchiatore. Ma ragazzi, abbiamo finito questa lezione. Possiamo andare. Più 5 di energia. Optimus, Optimus Prime. Raccogliamo tutto questo e ragazzi andiamo nell'altra lezione subitissimo, sempre che il gioco me lo permetta, il Banshee. Che cos'è il Banshee? Lo dobbiamo studiare, è un coso cattivo, veramente cattivo e speriamo che sia in italiano stavolta perché sennò altrimenti mi metto a piangere in turco e aramaico. E spero di sì perché non conosco né il turco né l'aramaico e mo mi tocca farlo se davvero succede, quindi porca paletta. Maledette palette. Salve, incantesimi protettivi, salve Bill. Oggi impareremo a conoscere le Banshee. Sono creature tipicamente malvagie, il cui grido può rivelarsi fatale. Ecco cosa sono le Banshee. Oggi vi conviene coprirvi le orecchie. È per le grida della Banshee, non per evitare la mia lezione. Gli incantesimi protettivi possono risparmiarvi un sacco di guai. Lanciamone qualcuno. Speriamo bene? Sono pronto a tutto. Bill ce la sta mettendo veramente tutta per prepararci al peggio. Ogni creatura ha i suoi meriti. Sì, proprio. Non voglio assolutamente sentire il loro grido, perché quello è laggiù in cima. Sto lanciando ogni singolo incantesimo protettivo che mi venga in mente. Dobbiamo prepararci
a leggere le cose che i sviluppatori non vogliono che leggiamo. Maledetti sviluppatori. È la vostra ultima occasione. Lanciate il vostro incantesimo protettivo. Questo incantesimo protettivo è difficilissimo da lanciare. Cioè, ora, col telefono ce la posso fare. Quando devo usare il mouse, perché il touch non funziona, è veramente pesantissimo. Per ragazzi, ci possiamo riuscire. E infatti ce l'abbiamo fatta tanta rovina, anche perché ora in questo momento funziona il telefono. Nei due giorni scorsi non ha funzionato per nulla, ma dettagli. Per fortuna che avevo preparato un po' di video in anteprima. E ragazzi, siamo pronti ad andare alla seconda stellina. Tanta rovina. È importante capire appieno cosa dovete affrontare. Prestate attenzione, io presto tutto quello che vuoi. Vorrei astenermi da questa lezione, se possibile. Perché? Le Banshee non mi sembrano niente di speciale. Fatti urlare, poi vediamo. Quanto è lungo si può sopportare il grido di una Banshee? Vorrei saperlo davvero questo, sì, mi interesserebbe. Sono immuni al fuoco? Non credo. Cioè, non è un infero. Quindi un inferius, un infero, qualcosa lì. Le Banshee sono una minaccia seria. Stavate facendo attenzione. Cosa può essere fatale per una Banshee? Udirne il grido. Oh, perché sono stonate? Oppure non capisco. Le passo di marito. Sì, sono super fiero di me stesso, super top. Barnaby non capisce un tubo come al solito. E lì tipo, cosa ci faccio qui io? Studia i malefici, ma non devo studiare le Banshee. Là fuori ci sono altre minacce oltre alle Banshee. Restate allerta. E vabbè, ma stiamo facendo la lezione su quelle, che me ne frega del resto. Devo ricordarmi alcuni di questi malefici da usare più avanti. Merdulina, non fare cosine cattive. Da quale maleficio vuoi essere colpito oggi, Rocky? Beh, almeno mi ha chiamato per nome. Spero siate in grado di partecipare, di percepire i malefici abbastanza rapidamente. Se venissi colpito da un maleficio... No, quello volevo leggerlo, mi sa che tipo... Rocky, aiutami, salvami. Sì, ti aiuto, ti salvo tutta. Blablabla. Siete in grado di percepire abbastanza rapidamente da potervi difendere? Ma ovvio che sì, ragazzi, cioè... C'è da pensarlo, guardate. Io percepisco talmente rapidamente che arrivo qui, faccio così, e 1, 2, 3, 4, 5. Super top. Mamma, mao. Più veloce di così, sono il percepitore più veloce del West. Di Hogwarts. Di quella roba. No, forse meglio di no. Siamo stare, ma ragazzi. C'è le cuffiette più brutte che ci siano mai visto. Osservate attentamente mentre vi mostro come affrontare una Banshee. Ok, abbiamo tutte le cuffie, tranne lei. No, ce l'ha anche lei, non si vede, ma ce l'ha anche lei. Anche se ce l'ha sopra il velo, quindi tipo non funzioneranno. Non avrei mai immaginato di vedere una Banshee in carne e ossa. Sta cercando di urlarci contro. Sarà meglio che ti copra le orecchie. Beh, già fatto. Ho fissato i suoi occhi e porca di quella paletta, non sapremo altro di questa cosa, ma è una cosa che non sopporto di questo gioco. La Banshee avrà la meglio su di voi se non state concentrati. Ma io sono super concentrato, quindi... Ma è carina però, assomiglia a una mia amica. Spero che non stia vedendo questo video. Ciao, Sterinda, si chiama Sterinda. Ciao Sterinda. Non credo che ho storpiato. Basta il nome. Preparatevi al grido fatale della Banshee. E anche lei ha gridi fatali. Ne siamo abbastanza messi male. Ma ce l'hanno una lingua da bloccare le Banshee? Come gliela vuoi bloccare? Ho finito energia. Non è un problema. Uno yo-yo ululante fa più rumore del grido di una Banshee? Non lo so, togliti le cuffie e lo scopri. Però poi... Qual è la strategia migliore qui, Bill? Ma come ti fa sentire se c'è le cuffie per non sentire il grido? Preparatevi a fare cose che non so. 5 puntozzi anche qua, ragazzi, ma siamo pronti. Ora bandisci la Banshee. Tu non puoi passare! Non si fa così. Rock and roll, rock and roll! Sto bevendo? Ah... La bandisco con l'alito. Ah, tipo, ho capito. Quindi, tipo, se mi ubriaco la Banshee non mi fa nulla. Ma non credo che funzioni esattamente così. Però va bene, d'accordo. Wow!
Tanta rovina, ragazzi, 5 stelline per noi, mamma. Raccogliamo qua e abbiamo finito il capitolo 24, Ritorno nella foresta. Siamo pronti per il capitolo 25 con una bellissima nuova lezione, Scritto nelle stelle. Cosa sa Fiorenzo della profezia della Kuman? Dovrei consultare le stelle per capirlo. E ragazzi, nella prossima puntata, la prima cosa che faremo, guardate esattamente, santo cielo, che stelle! Vieni subito alla torre di astronomia, presto! Ragazzi, la prima cosa che faremo sarà esattamente studiare le costellazioni. E che bello vedere una lezione senza dover fare le 9 stelle. Tanta robina, ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Report Quest Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura e se siete emozionati per la nuova lezione. Sì, le ricompense giornaliere non me ne frega assolutamente nulla. Per oggi è tutto. Lasciate un mi piace, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attiva la campanella e condividi questo video con tutti i vostri fantastici amici. Per oggi è tutto. Fatto il misgatto. Mamao! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie poteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!